In esso l'unità, l'ascesi mistica, attraverso Pietro Ubaldi, 1886-1972, medium ed insegnante. Non bisogna dunque condannare e abbandonare il subiettivismo intuitivo, ma evolverlo, purificarlo, portarlo sempre più in alto, fino a ritrovare in esso l'unità. Esso resterà così sempre la via maestra della conoscenza. Coordinare dunque le attuali intuizioni per ricostruire la verità, ma soprattutto salire, evolvendo la coscienza, per avvicinarsi alla verità. È necessario salire anche per umiltà di cuore, per purezza di intenzioni, per sublimazione di passione. È necessario, per evolvere la coscienza, attraversare la catarsi mistica che è al centro di questo studio. In un cuore corrotto non può nascere altrimenti che un superbo eloquio di vana sapienza, che dissidio, che confusione, che incomprensione. Ecco le sterili logomachie di alcuni filosofi. La verità è una e semplice, ma per vederla tutta in questa sua unità e semplicità, bisogna saper raggiungere la sua altezza. Non si può pretendere di portarla giù al nostro umano livello senza imbrattarla e falsificarla. La verità, la soluzione dei misteri, la visione del pensiero di Dio non si raggiungono per poderose trattazioni, per elaborate disquisizioni, per prepotenza di logica e di ragione, ma per le vie dell'ascensione di spirito, che sono quelle della catarsi mistica.